Il mondo online è un mondo di percezioni. In questo video impariamo come aumentare il valore percepito del nostro brand personale. Quando dico che il mondo online è un mondo di percezioni, non sto dicendo che non c'è niente di reale, anche se in realtà c'è molta fuffa. Sto dicendo semplicemente che le persone hanno poco tempo per decidere, anzi di solito impieghiamo poco tempo per decidere se una persona ci piace o no, se una persona ha valore o no, e a volte queste decisioni vengono prese in maniera inconscia, anzi spesso vengono prese in maniera inconscia. Basta un sito web costruito male, un'immagine, una foto del profilo fatta male, anche un po' sfocata, con una brutta luce, per darci subito un'immagine diversa di una persona. Quindi è importante costruire un profilo e costruire una presenza che dia un valore percepito alto. Poi ovviamente ci deve essere il prodotto e il servizio, no? Se veniamo pagati 10.000 euro al giorno, dopo dobbiamo avere un servizio che sia all'altezza, ovviamente. Però la percezione è importante, perché altrimenti non riesci ad alzare i prezzi, perché una persona che si è già fatta un'idea di chi sei tu come professionista, di quanto vali, se chiedi il doppio di quello che c'è nella sua testa, ad esempio, la persona non comprerà mai. Ma non comprerà non perché non vuole spendere magari quei soldi, ma perché non ti percepisce come un professionista che ha quel valore. Quindi mi raccomando, è importantissimo. Come lo facciamo? Dobbiamo costruire un'immagine che appunto faccia percepire dappertutto un valore alto. Questa è una pagina del mio sito che cambia continuamente, perché facciamo continuamente esperimenti. Vedi, questa foto è una foto professionale. La storia è una storia che porta le persone a capire che dietro l'esperienza che io porto in un'azienda c'è tanto, no? E ci sono tanti anche punti di vista, ci sono tante prospettive anche, ed è per questo che parlo anche della mia storia da atleta. Questo è importantissimo, quindi c'è tutto. Vedi, in questa pagina non c'è niente di casuale, non c'è una foto che ho preso, che mi hanno fatto i miei amici, che io ho un po' aggiustato. È una foto professionale. Ecco, questo è importantissimo, perché le persone impiegano pochissimo a giudicare anche solo da una foto, anzi la parte visual è importantissima. Quindi cura il tuo sito web. Non deve essere per forza un sito web da 10-15 mila euro, però almeno fai le foto da un fotografo professionista. Una volta fai 5-6 foto che poi distribuisci sul tuo sito web, metti la foto del profilo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, che sia professionale. Insomma, tutto deve essere costruito bene. Deve essere costruita bene anche la tua personalità, il tuo tono di voce, come scrivi su Instagram, ad esempio, come scrivi su LinkedIn, come scrivi gli articoli. Non ci deve essere niente di omologato rispetto a tanti altri, perché ricordati che se tu sei uguale nella mente del cliente a tanti altri professionisti che valgono tot, per il cliente automaticamente tu sei posizionato come quegli altri professionisti. Se quei professionisti valgono poco, tra virgolette, come valore percepito sul mercato, tu non potrai chiedere di più, perché la persona dirà: ma io ho trovato qualcos'altro che costa meno, ho trovato qualcun altro che costa meno. Se dicono così, vuol dire che il tuo brand personale non l'ha ancora formato bene. Quindi lo stile è assolutamente importantissimo. E poi ci sono i prodotti. Anche qui devi ragionare un po' a livello anche strategico. Devi cambiare i tuoi prodotti e servizi ogni volta che vuoi crescere. No? Perché se i tuoi prodotti sono uguali a tanti altri e c'è un valore percepito basso, come farai a chiedere il doppio, il triplo? Tu puoi andare anche a chiedere 10 volte di più. Sono passato a chiedere molto molto di più rispetto a 10 anni fa, ad esempio, ma ho dovuto cambiare anche i miei prodotti e servizi, ovviamente, perché cambiano anche i clienti. Ci sono clienti che non sono disposti o non possono permettersi 10.000 euro al giorno di consulente, e quindi devi cambiare clienti. Ma per cambiare clienti devi cambiare prodotti e servizi. Cosa devi guardare nei tuoi prodotti e servizi? Oltre alla qualità, va bene, quelli devono averlo, però ci deve essere anche uno stile particolare, cioè un punto di vista particolare. Devi dare qualcosa in più al cliente, no? Se fai siti web, devi essere in grado, ad esempio, di dare anche servizi di copywriting all'interno, di dare una consulenza strategica. Ecco, questo è quello che vorrebbe un cliente di più alto livello, che quindi è disposto a pagare, invece di 4.000 euro per un sito web, 10-15.000 euro per un sito web, perché dai molto di più. A volte è importante l'offerta completa,
Quindi avere più competenze o avere un team che ti permette di dare un'offerta completa, così la persona non ha problemi a chiamare altri fornitori. Questo è importante soprattutto per le aziende grandi. Le multinazionali non vogliono avere 5.000 fornitori, preferiscono avere un fornitore bravo che fa tutto, almeno per quella parte. E quindi devi essere in grado di dare un servizio chiave in mano. Ma anche la profondità dei servizi è importante. Cosa vuol dire profondità? Vuol dire saper fare qualcosa molto specifico, ma molto molto meglio degli altri. Ad esempio, dare servizi di fotografia per i prodotti, però con delle tecnologie particolari, oppure con una competenza particolare, con delle luci particolari, oppure per un settore molto particolare, ad esempio il lusso, i gioielli. In questo modo ti posizioni come fotografo molto più di valore rispetto ad altri fotografi che sanno fare esattamente lo stesso lavoro, ma non riescono ad arrivare alla stessa profondità che proponi tu. Devi anche giocare su personalizzazione e unicità. Personalizzazione vuol dire, ad esempio, che ti specializzi, no? Come fotografo diventi fotografo dei gioielli, oppure fotografo degli orologi, e quindi sei in grado di fare delle foto e di avere magari anche delle tecnologie particolari, degli obiettivi particolari adatti proprio per gli orologi, ad esempio. E questo attirerà ovviamente i produttori di orologi, perché saranno disposti a pagare di più perché ti percepiscono. Ricordati che è un gioco anche di percezioni, ti percepiscono come più esperto. Uno dice: vabbè, pago 3.000 euro in più, però sono sicuro di avere un risultato molto buono, no? Poi questi orologi faranno fatturare molto di più. L'unicità vuol dire offrire qualcosa che nessun altro offre magari, e quindi magari offrire delle fotografie molto particolari, con dei fondali molto particolari, o con delle idee molto particolari. Quindi non è più la capacità di andare in dettaglio, ma la capacità di dare qualcosa di nuovo, perché molte aziende cercano, no? Qualcosa di nuovo, magari non vogliono più la foto del prodotto così perché ce l'hanno tutti, stanno cercando qualcosa di nuovo e trovano te che sei unico, hai qualcosa di completamente diverso. Ecco, anche quello fa aumentare la percezione di valore. Fino adesso abbiamo lavorato sul prodotto, sul servizio, su di te, ma dobbiamo lavorare anche sulle connessioni. Come facciamo a crescere come valore, come liberi professionisti, come personal brand? Beh, sicuramente vai ai eventi di settore come speaker, fatti invitare, manda la tua presentazione, a volte paga anche, perché è un modo per posizionarti come l'esperto di settore. Intervista i tuoi dream client. Questo è un esercizio che faccio fare alle persone che chiedono consulenza sul personal brand. Cosa sono i dream client? Sono i clienti per cui vuoi lavorare, per cui non stai ancora lavorando e che ti pagherebbero 3 volte tanto, 4 volte tanto, che richiedono anche servizi molto più di alto livello. Queste interviste ti permettono di capire esattamente quali sono i loro bisogni, e quindi prima di tutto contattarli, entrare in contatto con loro, così quando hai un'offerta puoi scrivere loro e dire: guarda, grazie dell'intervista, ho pensato a quello che mi dicevi, ho preparato questa offerta, adesso sono pronto, guardala, magari ti interessa anche. E poi, per avere un'idea di cosa cercano veramente i tuoi dream client, quindi crescere come valore perché offri servizi e prodotti che quei dream client vogliono. E poi non disegnare collaborazioni e offerte gratuite. Allora, il gratis è sempre molto pericoloso. Non sono d'accordo quando, ad esempio, i professionisti danno l'ora gratis per farsi conoscere, a meno che non siano ore che poi costano 2.000 euro l'ora o 1.500 euro l'ora, perché allora posso capire, ma se l'ora poi costa 250 euro, insomma, dare l'ora gratis vuol dire che magari sconti del 50% l'ora, insomma, non va tanto bene. Poi molti comunque si prendono l'ora gratis e poi non andranno mai più a comprare, quindi tu ci perdi tantissimo. Vai gratis quando in realtà non è gratis, quando c'è uno scambio di valore, no? Immagina di voler lavorare per aziende di altissimo livello, no? Ad esempio, sei un fotografo, torniamo all'esempio del fotografo che vuole lavorare per l'alta gioielleria, non ha mai lavorato per i gioiellieri, e riesci a trovare un contatto con Chanel e dici: guarda, ti faccio una campagna gratuita, però mi fai mettere sul tuo sito una tua recensione e più io posso dire che ho lavorato con te. Questo è oro. È vero che hai magari passato 3 giorni a lavorare per Chanel e ti poteva pagare 20.000 euro, non ti ha pagato 20.000 euro, sei andata gratuitamente, però poi quella presentazione ti vale tantissimo. Quindi non disegnare queste collaborazioni, perché è vero che non c'è uno scambio di soldi, ma c'è uno scambio di altro valore molto importante.
parte. Ecco, questi sono alcuni trucchi, alcuni elementi sul personal branding che ti consiglio di tenere in considerazione. Nella nostra Academy Content University, che ha un abbonamento di 1 euro al giorno, c'è un corso molto molto completo anche sul personal branding, sul tono di voce, che ti permetterà di fare il salto. In ogni caso inizia a mettere in pratica questi consigli, perché ti daranno sicuramente un livello in più che ti permetterà di dare un valore percepito maggiore alla tua presenza online.